Ciao a tutti, mi chiamo Nicola Palmas e sono il founder della startup Billalo. Io mi occupo dal 2010 di marketing e pubblicità. Tra le varie attività che svolgo e che ho svolto c'è quella del media planner. Il media planner è la figura che si occupa della pianificazione dei mezzi pubblicitari, tra cui il mezzo delle affissioni pubblicitarie, appunto. Ecco, questo è il punto del lavoro che mi ha dato le maggiori difficoltà durante la mia attività lavorativa. È quello con cui appunto mi sono scontrato di più, perché è un processo davvero difficile, complesso, lungo e laborioso, in cui si ha a che fare con decine e decine di fornitori diversi e in cui appunto gestire tutto da solo è veramente difficile. Ecco, da qua nasce Billalo, da una mia reale difficoltà professionale e dalla volontà di voler semplificare i processi per poter migliorare, diciamo, la qualità del tempo speso al lavoro. Billalo potremmo definirlo un marketplace per la pubblicità out of home, ma in realtà questo è riduttivo, è solo la punta dell'iceberg. Billalo in realtà è tre strumenti in uno: è innanzitutto un tool online di pianificazione per le campagne pubblicitarie, che verrà dato in uso agli advertiser o comunque alle aziende che hanno interesse a pianificare delle campagne di affissione pubblicitaria. In seconda istanza è un software gestionale per la concessionaria pubblicitaria, ovvero chi detiene la titolarità degli impianti e degli spazi pubblicitari. Queste due anime vengono appunto riunite in un marketplace che mette in diretta comunicazione i due attori coinvolti in questa transazione economica, facilitando e semplificando i processi e arrivando a una riduzione del tempo di lavorazione che arriva fino al 90%. Sardegna Ricerche, l'incontro con Sardegna Ricerche è stato un punto di svolta per noi. Io nel 2017 tornavo da un'esperienza di 3 anni a Londra e avevo una grande voglia di mettere alla prova questa idea che mi era venuta. Pertanto ho fatto un'applicazione per il bando Insight con un team di altre 2 persone e abbiamo ottenuto un rimborso spese di 10.000 euro con cui testare la nostra idea e avere delle risposte concrete al mercato e infine sviluppare il nostro MVP, il Minimum Viable Product. È stato un viaggio fantastico che ci ha portato in un punto totalmente inaspettato. Io ricordo ancora un anno fa, quando arrivai al primo colloquio in via Palabanda agli uffici Sardegna Ricerche, avevamo un'idea completamente diversa. Noi semplicemente cercavamo dei soldi con cui sviluppare un software che pensavamo arrogantemente anche che sarebbe potuto servire a qualcuno. E invece ci ritroviamo dopo un anno con un business model solido e validato sul mercato e una rete, un ventaglio di partner e di stakeholders veramente completo, che ci sta dando fiducia nel futuro e ci sta spingendo anche a procedere con i prossimi step di Billalo. I prossimi step di Billalo sono già in atto in realtà, perché siamo nella fase preliminare, nell'ultima fase che poi ci porterà al lancio definitivo. Al momento stiamo sviluppando il nostro MVP che rilasceremo a breve. L'MVP sarà praticamente avrà un finto livello di alta automazione. In realtà noi stiamo testando la nostra idea in un bacino di utenza molto ristretto, concentrato in Sardegna. Abbiamo individuato la Sardegna come il territorio ideale per sviluppare, diciamo, il progetto pilota, che poi ci porterà a raccogliere i feedback necessari a migliorare le funzionalità del sistema e ad aggiustare anche il business model laddove fosse necessario. In questo periodo naturalmente continueremo a sviluppare tutta una serie di partnership e di contatti che poi ci porteranno al lancio definitivo del sistema su scala nazionale, che speriamo avvenga il più presto possibile. Sardegna Ricerche ci ha dato una grandissima opportunità. L'unico blocco che abbiamo avuto era un nostro blocco personale. C'è chi molte volte ha paura di cimentarsi e di esporsi personalmente, esporre le proprie idee personalmente. E il consiglio che mi sento e come team ci sentiamo di dare è quello di buttarsi, lasciare da parte le proprie paure e cimentarsi poi in attività che magari possono cambiare la vita. Magari no, però di sicuro insegnano qualcosa e lasciano qualcosa che poi ti rimane durante tutto il tuo percorso lavorativo e durante tutta la tua vita personale.